Buonasera a tutti, ci siamo tutti a quanto pare. Innanzitutto saluto le autorità che sono qui convenute e che interverranno nel corso di questa conferenza così celebrativa, il sindaco Vincenzo Monte, il vice sindaco Roberto Gelo, l'assessore Rosa Ricciotti, il comandante della Polizia Municipale Pietro Borfone, il funzionario della Regione Puglia, della Protezione Civile della Regione Puglia, Raffaele Celeste, e Nazario Pizzari per quanto riguarda poi il discorso del logo dell'associazione che adesso vi illustrerò. Siamo qui dopo 20 anni, in realtà è il 21esimo anno, per motivi logistici e organizzativi abbiamo dovuto posticipare ad oggi, quindi al 2011. L'AVERS è nata ufficialmente, come da atto di fondazione, l'8 dicembre del 1990, dalle, se possiamo dire così, ceneri, non uso a caso questo termine, poi vedremo perché, di una vecchia associazione che aveva dei fini similari. Poi si è deciso, un gruppo di circa 10-12 amici ha deciso di rifondare una nuova associazione che si occupasse più specificamente all'inizio di comunicazioni radio alternative e poi quindi di protezione civile. Ci siamo, tra virgolette, fatti voler bene da tutti, dalla città, dalle istituzioni, da tutti. Ed è questo che vogliamo, insomma, dimostrare oggi, chiedere a tutti, alla città, di continuare a sostenerci, perché crediamo che la nostra funzione sia comunque sicuramente non indispensabile. Si dice che tutti sono utili e nessuno è indispensabile, però sia utile per il servizio alla comunità. Cosa dire? L'altro sarà brevissimo comunque. Noi il giorno 8 all'Immacolata abbiamo affidato la nostra città alla protezione della Madonna in la Chiesa Madre. Non so chi c'era presente. Abbiamo dato una corona e la nostra città l'abbiamo messa sotto la protezione della Madonna, e questo dal punto di vista del santo. Naturalmente dal punto di vista profano siete voi, noi adesso affidiamo la nostra città a queste associazioni, a voi, e naturalmente avete un grosso compito, perché la Madonna ci deve guidare, ma voi poi dovete agire e dovete fare quello che vi spetta e che sapete fare bene. E un'ultima cosa voglio dire, per quanto riguarda la sede, ne abbiamo parlato, io spero che in futuro ci sia. Sono stato quest'anno a San Marco quando c'è stato il No War, era una manifestazione, e ho visto che loro hanno una bellissima sede, per quanto conto anche una sala dove poter fare queste conferenze. Io spero che questo possa avvenire anche a San Nicandro. Magari con un po' di sacrifici staremo a vedere per il futuro. Comunque è quello che auguro a questa associazione. Cioè... Sarò breve, sono 21 anni, il parroco Don Giancarlo ha detto 20 anni perché abbiamo voluto mettere 20 anni sul manifesto, ma in realtà sono 21 anni. Siamo qui quindi riuniti per spegnere questa 21esima candelina di questa storia dell'Avers. L'Avers che nasce nel 1990, dicembre, 1° dicembre 1990. Allora, non vi nascondo di essere emozionato per l'occasione, che per me è un motivo di orgoglio rappresentare questa associazione per il lavoro e le iniziative svolte fino ad oggi, sperando di affrontare con altrettanta serenità il proseguo e il cammino di questa associazione. Vi do soltanto due numeri. La documentazione certa che abbiamo in archivio dal 1999 ad oggi, tra gli interventi che abbiamo effettuato, tra gli incendi di tipo auto, abitazioni, boschivi, sinistri stradali, per quanto riguarda il maltempo, nevicate, nubifragi, sisma, quanto riguarda esercitazioni, manutenzione di ponte, quant'altro, assistenza al traffico, alle varie manifestazioni sia religiose che sportive, ricerche di persone scomparse e anche di medici, abbiamo fatto dal 1999 1199 interventi per un totale di 5.612 operatori impegnati, pari a dire che per ogni intervento, in ogni attività che abbiamo fatto, minimo 5 operatori erano presenti.
sono state impiegate circa 26.341 ore di attività su 1.199 interventi. Facendo un calcolo, sono circa 3.763 giorni lavorativi, se li dividiamo con un minimo di 7 ore al giorno. Abbiamo percorso 43.207 chilometri. Questo riguarda solo l'attività per quanto riguarda operativa, escludendo tutte le attività di rappresentanza e delle varie attività di congressi e quant'altro. Allora, quindi grazie al contributo del 2008 abbiamo finalmente allestito il cardellino pentice completo di pompa idrovera, adempiendo così a quanto richiesto dalla Regione Puglia per la convenzione già sottoscritta del 2011. A questo punto consentitemi di ringraziare in modo particolare il nostro segretario Michele Proto, 046, che in questi 11 anni, vero che 11, mi hai sopportato con tanta pazienza per le innumerevoli innovazioni che ti ho imposto, per i richiami anche forti nel tuo operare, fatti sempre comunque in armonia e sinergia. Mi faccio portavoce di tutti i volontari. Noi siamo e vogliamo essere i volontari che si pongono a servizio delle istituzioni per essere un valido apporto nei momenti in cui veniamo chiamati a intervenire. Ci adoperiamo in tutti i modi, nei limiti delle nostre disponibilità. Diamo il meglio e continueremo a dare il meglio di noi stessi. Il volontario è testimone dei valori più grandi, lascia un segno profondo dove interviene. È un uomo di azione, non parla, agisce ed è sempre schivo alla pubblicità. Opera in sordina, nell'umiltà, nel sacrificio e abnegazione, nell'adattamento, nella disponibilità e rispetto verso il prossimo. Buonasera a tutti. Un vero piacere stasera, Matteo mi ha dato la possibilità di intervenire in questa celebrazione del 30° anniversario della nascita dell'ALES. Siamo nati insieme un pochettino tutti con l'ALES, non solamente come persone di San Nicandro, Don Giancarlo ricordava la sua venuta a San Nicandro, il sito del suo rientro, un pochettino tutti. La stessa cosa, io come dipendente comunale mi occupo di protezione civile dall'ottobre del 1990. Ma devo ricordare ai presenti, ai tecnici, ma un pochettino voglio dire a chi non conosce bene tecnicamente la materia, che anche in Italia il volontariato nasce più o meno in quella data. Nel 91 con la legge quadro 266, la legge quadro sul volontariato, sono sempre presenti con le loro tutte gialle. Non abbiamo un numero di telefono, ma sapete il motivo? Solitamente qualcuno mette in mostra i numeri e rivolge in caso di emergenza, rivolgersi a questo numero. Non ne abbiamo di bisogno, io per primo. Ogni volta che c'è stata un'emergenza, qualcosa, stanno già sul posto, quindi è inutile chiamare. Qualche volta io ho provato a chiamare, non ti rispondo perché stanno operando, quindi non ti sente, e poi mi richiami, dice vedi che stanno già là, quindi non c'è bisogno. Per quanto riguarda la sanità, non abbiamo bisogno di pubblicizzare il loro numero. Io sono stato il promotore nel 2009 di una delibera di consiglio comunale che riguardava l'associazione. Ma perché questo? Vi racconto quello che è successo. Io conoscevo l'associazione, sapevo delle loro attività, ma ci siamo incontrati nel mese di agosto a Iacovelli. Io lavoro là, non sapevo della loro presenza in quell'occasione. Che fate qua? No, facciamo la campagna di incendi boschivi. Dopo l'incendio di Peschici, voi sapete che la Regione Puglia ha attivato in collaborazione con altre regioni delle attività di antincendio boschivo su tutto il Gargano, dove le associazioni di volontariato sono le vere protagoniste di questa attività.
questa cosa, questo incontro mi ha incuriosito ancora di più e sono andato a fondo. Ho chiesto a Matteo di darmi tutta la documentazione inerente alle attività dalla nascita a quella data che l'associazione aveva svolto e sinceramente sono rimasto così a bocca aperta. Un'attività veramente importante, perché non è solo l'intervento così su chiamata o un incidente, ma una presenza continua, costante a tutela del nostro territorio. Matteo mi ringraziava per la mia disponibilità, invece voglio essere io a ringraziare tutti i volontari, voglio essere io a ringraziare Matteo, perché la gratuità e la solidarietà io credo che siano le fondamenta per costruire il bene comune. È da questi valori che tutti dobbiamo partire per costruire una società diversa, una società che ci vede tutti impegnati ad uno sviluppo sociale prima di tutto, che è propedeutico a quello economico. Questa è la sfida che anche noi come amministrazione, sindaco, credo di poter accettare e rilanciare, ma serve la collaborazione di tutti. Io ricordo con molto piacere quel decennale, perché come disse giustamente Matteo fu una 3 giorni molto intensa di lavoro e inoltre una cosa particolare per la nostra città di cui portiamo ancora il vanto è stata la possibilità di ospitare il ministro della protezione civile Franco Barberi e l'intero dipartimento della protezione civile. Ci rivediamo trentennale sicuramente, no? Perché so che farete bene, so che avete il conforto naturalmente delle istituzioni, so che l'amministrazione comunale è vicina all'associazione, so naturalmente che il comandante è persona quanto mai sensibile, insomma so che tutti sono pronti ad accogliere le vostre domande e poi sono le nostre domande. Vi occupate di una cosa troppo importante, insomma. Sta arrivando l'organico per l'impegno che ha sempre dato in questo ultimo anno, grazie al coordinamento di protezione civile che si è costituito in provincia di Foggia, è stato sempre presente in tutte le attività, non ultima quella di Agotenente, dove il nostro presidente Matteo con i suoi operatori, ma lui nella seconda settimana, se non sbaglio, hai condotto le attività di Agotenente, cosa che prima, e Raffaele dirà qualcosa dopo, erano lavori diretti dalla regione Piemonte, perché era il gruppo che magari ha aperto un po' come gerillaggio questo discorso. Tutti ci ricordiamo l'evento di Pestici, ma non solo di Pestici, anche sui nostri territori. Quella giornata è stata una giornata che ci ha visto tutti quanti lavorare, perché è stata una giornata bruttissima. Voglio augurare ancora una lunga ma lunga, diciamo, vita di questa associazione LAVES, e ringraziare per tutte quelle volte che ci siamo trovati qui nei nostri confini, ma non solo, spesso anche nel territorio di Saricanto, un ultimo quest'estate sugli incendi, dove il buon Matteo e i soci mi hanno lasciato da solo in montagna senza accompagnarmi per trovare un incendio. Ma questo fa parte del discorso, diciamo, del gioco. Per cui io sto a testimoniare, come dire, la loro competenza e la loro, come dire, disponibilità in tutte le occasioni. Per cui vi ringrazio e credo che vi auguro di fare meglio, perché oramai state arrivando, diciamo, di preparazione, no? Con i primi tempi che mancava di mezzo e quante volte, tutte le volte con le macchine vostre, insomma, vostre spese, perché questo qua bisogna riconoscere, insomma, veramente come un impegno non come dire così, ma anche impegno costoso da parte vostra, per cui non solo la città di San Nicandro, ma penso che tutta la nazione vi dà questo merito che lo meritate. Grazie. Mentre gli altri parlavano, nella mia mente scorrevano dei ricordi delle attività che abbiamo svolto insieme. Ricordo gli anni 1993, il primo campo provinciale delle nostre associazioni, erano circa 12 associazioni in provincia di Foggia, il primo campo ad
del liceo alla consacrazione, giusto? Abbiamo fatto un percorso insieme, quindi io mi reputo un volontario prestato all'amministrazione, non mi sento un funzionario. Abbiamo vissuto momenti tristi ma momenti belli, ricordi di San Giuliano, il Giubileo a Roma, vari eventi che veramente ci hanno segnato una vita. E oggi sono onoratissimo a stare qui con voi a festeggiare questi anni bellissimi che io porto sempre nel mio cuore, perché mi hanno riempito di esperienza, di maturità, e mi hanno contribuito a svolgere quel lavoro che oggi sto svolgendo presso la mia amministrazione. Sì, è vero, Michele Augello accennava all'evento di Peschici, che da lì è partita un po' la macchina della protezione civile, ma ritengo che sia dovuto anche a questa realtà del mondo del volontariato che ha spinto l'amministrazione regionale ad organizzarsi, e ci stiamo organizzando, vedi i coordinamenti, vedi che stiamo realizzando, a breve partirà la gara per la rete radio regionale, quindi avremo un collegamento di tutta la regione, di tutti i comuni, di tutte le amministrazioni e gli enti, ma anche del volontariato. Quindi finalmente vediamo un progetto che noi nel passato già lo idealizzavamo, e purtroppo noi era un sogno da volontari esperti nelle telecomunicazioni, ma oggi si sta realizzando grazie a quella spinta che noi abbiamo portato. Stiamo realizzando l'acquisto di attrezzature e mezzi per la colonna mobile regionale, dove tutti i volontari pugliesi verranno chiamati a partecipare nel caso di emergenza. Quindi è un percorso che insieme stiamo facendo, e io sono veramente onorato oggi di essere qui, perché vedere tutti quanti voi ancora cari di Irene Regina, perché vedo ancora nei vostri occhi di voler collaborare, quindi io vi dico ancora grazie, grazie ancora per quello che fate. È stato molto bello il modo come ci siamo incontrati, perché intorno ad un tavolo in maniera assolutamente trasparente abbiamo aperto queste buste una ad una, le abbiamo visionate cercando di rispettare quelli che erano valutare in base a quali erano i simboli essenziali che dovevano essere rappresentati, in primis la felice e il fuoco, che sono proprio i simboli dell'Aves, l'Italia, il tricolore, quindi la nostra nazione, uno scorcio che ci rappresentasse Aves San Nicandro, quindi un qualcosa di San Nicandro che fosse rappresentativo per San Nicandro, che ci rendesse riconoscibili subito, e l'antenna radio, il traliccio della rete radio, che è il mezzo che permette a questi volontari di essere sempre in contatto l'uno con l'altro. E dunque il compito che ci è stato dato dalla vostra associazione ha suscitato, diciamo, nei ragazzi che hanno partecipato un entusiasmo importante. Io credo che diciamo, avere una commissione per quanto riguarda la realizzazione di un marchio, almeno per quanto riguarda la nostra realtà qui, è abbastanza, diciamo, originale. Il fatto di averlo avuto da voi è stato anche interessante, perché come dire, cimentarsi a realizzare, e qui veniamo un po' a quelli che sono gli aspetti tra virgolette artistici, la fantasia che porta un designer a diciamo, realizzare un marchio o un logo, è abbastanza complessa. Questo è il marchio che la commissione ha deciso di scegliere per l'associazione. Come potete notare, ci sono diversi elementi, citava prima Rosa Cacciotti, il logo dell'Avers, la fenice, uno scorcio del nostro centro storico, chiaramente quello più importante, che è il nostro castello, e la loggetta, con il tutto, come dire, coronato dai colori del tricolore.
a questo punto io inizierò a chiamare dei nomi. Dei nomi sono dei volontari dell'associazione. Inizio dall'ultimo. Allora, Ghilella Michele, 031. Ritoli Antonio. Rosa Giovanni. Mastro Valerio Leonardo. Cristoforo Nicola. Sabatino Giovanni. Galasso Angelo. La Vistopia Costantino. Considerato che alcuni soci operatori con decreto del Dipartimento di Presidente CM, Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 19-12-2008 è stato concesso la pubblica benemerenza dal Dipartimento a friggersi con il nastrino terza fascia prima classe per quelli che hanno partecipato alle varie emergenze. Così i soci chiamati che hanno superato il 15° anno di attività possono da oggi, ce l'avete detto? Da oggi, da ora, per le rappresentanze, fregiarsi del nastrino che vi viene consegnato in questo modo, il prestigio dei soci anziani e tutelato. Il diploma vi sarà consegnato successivamente, visti i tempi stretti, per farvi la sorpresa. Scusa,